La Bocciofila Fontenera, precisamente Fontenera Associazione Sportiva Dilettantistica, dà il benvenuto a tutti i partecipanti, accompagnatori, al team degli arbitri di Ancona e a tutto il pubblico intervenuto quest'oggi a Cerreto d'Esi per lo svolgimento della gara nazionale giovanile Under 18, Under 15 e Under 12. Tutto lo staff della Fontenera ha fortemente voluto organizzare questa manifestazione, come se fosse l'inaugurazione della nuova società sorta sulle ceneri della precedente. In soli 6 mesi, dall'affiliazione col nuovo nome di Fontenera Associazione Sportiva Dilettantistica, ci siamo riaffiliati alla Federazione Italiana Bocce all'inizio di febbraio, procedendo all'iscrizione in extremis delle squadre di seconda e terza categoria nei rispettivi campionati. Inoltre i nostri atleti in questi 6 mesi quasi ogni settimana ci hanno dato delle soddisfazioni, perché sono entrati quasi sempre, molto spesso, nelle fasi finali delle gare disputate sia nel territorio marchigiano che anche nelle regioni limitrofe, e a volte sono risultati anche vincitori. Appunto, la nostra breve storia sino ad oggi si è concretizzata con la manifestazione odierna. Siamo giunti alle fasi iniziali di questa manifestazione riservata questa mattina agli Under 12. A partire dalle ore 9 sono iniziati i giochi relativi a questa categoria, praticamente bimbi con età inferiore ai 12 anni. Il numero dei partecipanti distinto di questa categoria sono 21. 21 provenienti dalle province di Pesaro, Ascoli Piceno e anche dalla provincia di Chieti. Quindi ringraziamo i giovani pervenuti dalla Lucrezia, dalla Durantina, dalla Medorense, da San Salvo, provincia di Chieti, e da Montegranaro, provincia di Ascoli Piceno. I giochi ai quali partecipano questi ragazzi sono l'accosto, la raffa, il tiro di precisione e la navetta. Per l'accosto è logico che devono andare con la boccia vicino al pallino. La raffa consiste nel tiro, nella bocciata di raffa, e poi c'è il tiro di precisione, che consiste nella bocciata di bocce posizionate in una difficile posizione, e da ultimo la navetta, che consiste in tiri ripetuti fatti in movimento. I 4 migliori atleti, cioè quelli che hanno avuto il punteggio migliore, sia maschi che femmine, parteciperanno poi alle fasi finali, quindi semifinali e finale, nel gioco combinato, cioè che consiste nell'accosto e nella bocciata. Ok, rispetto alle squadre che ho indicato prima, devo aggiungere per correttezza anche la partecipazione a questa gara giovanile nazionale di Fontenera della squadra Spazio Stelle di Ascoli Piceno, è giusto ricordare anche questo. E quindi possiamo dare la classifica finale a squadre, e che ha visto il successo della Durantina e della Metaurense, due squadre combinate tra di loro, quindi erano 21 atleti, ricordo, suddivisi in 6 squadre. La prima classificata, ripeto, Durantina Metaurense, la seconda classificata una squadra mista composta dal team di San Salvo di Chieti, dal Montegranaro e da Spazio Stelle di Ascoli. Al terzo posto si è classificata la Lucrezia 1, al quarto posto Fossombrone 1, al quinto posto Lucrezia 2 e al sesto posto Fossombrone 2. Questa è la graduatoria finale. Quest'oggi abbiamo con noi il commissario tecnico della Nazionale Giovanile Rodolfo Rosi. È stata una visita inaspettata, ma siamo molto molto felici di avere la sua presenza qui alla Bocciofila Fontenera di Cerreto d'Esi a presenziare la gara nazionale giovanile di quest'oggi. Quindi lascio la parola al nostro importante ospite, che ci racconta le sue impressioni in merito alla giornata odierna. Prego.
Grazie. Un saluto a tutti voi, innanzitutto grazie delle belle parole che hai espresso nei miei confronti, ti ringrazio, ma io sono venuto con molto piacere perché nell'ultimo periodo, da quando si è potuto riaprire le porte, o con magari con certe regole poter entrare nei bocciodromi, vengo a presenziare alcune gare per vedere questi ragazzi, perché sicuramente a breve ci saranno delle manifestazioni ufficiali e sicuramente si prenderà spunto per quei ragazzi migliori per poterli convocare. In questa società sono venuto con molto piacere perché, anzi, quando sono arrivato, ti dico personalmente che ho trovato tantissimo entusiasmo, veramente gente motivata, perché ho visto tutte persone con le magliette staff, questo sicuramente già dà un segno di organizzazione e di motivazione e di voglia di fare, e questo a me fa immensamente piacere. Un merito alla società Fontenera, perché ha avuto l'accortezza e la sensibilità di organizzare una gara giovanile, perché per noi è fondamentale che i ragazzi giochino a bocce, è fondamentale, è di necessità primaria, importante, molto. E peccato per la società che ha organizzato questa bellissima manifestazione che molti giocatori non sono potuti venire, chi per avere un'altra gara in concomitanza, chi magari per altri motivi, però questa società meritava sicuramente molti più iscritti. Sicuramente però alla fine la manifestazione riuscirà bene, perché sicuramente ci sono già persone molto preparate per poter far sì questo, e il mio augurio nel proseguo che questa società possa far sì che abbia più attenzione nel settore giovanile. Intendo che magari oltre i tesserati senior che hanno all'interno di questa bocciofila si incomincia a lavorare per far sì che dei ragazzi vengano a giocare a bocce all'interno di questo impianto. Beh, io ringrazio anch'io te per le belle parole spese nei nostri confronti. Sì, infatti sì, me lo dico da solo, ce lo diciamo da soli, abbiamo uno staff amalgamato che capisce quali sono i problemi a cui andiamo incontro e cerchiamo di risolverli insieme per creare sempre delle belle manifestazioni come questa, per andare avanti al meglio nell'organizzazione della società. E volevo ringraziare l'organizzazione della Jesina, della bocciofila della Jesina, perché ieri si è svolta una gara analoga a questa, quindi un'altra gara nazionale che ha visto coinvolti gli stessi giocatori. Quindi volevo rimarcare e sottolineare la collaborazione, ottima collaborazione con il direttivo della Jesina, e un saluto. Quindi, e volevo adesso aggiungere l'ultima cosa per te, se oggi volevo chiederti se hai visto dei ragazzi che domenica prossima, in occasione dei campionati italiani juniores, possono avere delle chance di vittoria. Grazie. Ma sicuramente questi ragazzi li ho visti tante volte giocare e sicuramente hanno una caricatura tecnica importante e sicuramente ai campionati italiani faranno sicuramente bene. Poi sai che solo una manifestazione quel giorno stesso, qualche volta magari o per tanti motivi, si può trovare che l'avversario giochi meglio di te, o magari ci sono altre situazioni che possono far sì che magari il tuo momento non è idoneo per farsi una bellissima partita, e allora può succedere che puoi perdere. Però sto vedendo anche oggi sono rientrati quattro bravissimi giocatori, io parlo di under 18, anche di under 15, perché sono ragazzi che spesso volte vincono, come Giacomoni, come questo ragazzo Cannella, che sicuramente anche come under 15 sono molto bravi. Negli under 18 ci sono quattro ragazzi che sono entrati nelle fasi finali bravi, perché è rientrato Lambertini, che è un bravissimo giocatore, che viene da Bologna, c'è Malizia, che è un ragazzo anche lui molto preparato, che viene da Ancona, c'è Chiaretti Matteo, che viene da Roma, e credo che questi quattro giocatori sicuramente anche domenica prossima, sabato e domenica prossima, ai campionati degli anni sicuramente faranno delle cose importanti a livello giovanile ai campionati italiani. Ecco, che cosa posso dire?
auguro a tutti i ragazzi che sabato e domenica partecipano a questa competizione, bellissima competizione nazionale, un bocca al lupo e che possano veramente esprimere un livello di gioco, quello che loro sanno veramente fare perché sono veramente bravi. E voglio aggiungere anche, non bravi tecnicamente, ma sono veramente dei ragazzi di un comportamento corretto, sportivo e leale. E allora in bocca al lupo a tutti. Signore e signori, buongiorno. Benvenuti alla Lavocciofi, la Pontenera. Facciamo un grande applauso perché ho organizzato questo torneo e soffiente. Ed anche la gara nazionale, che questa sera ci saranno le finali. Gara nazionale, primo trofeo Pontenera. E quindi direi che abbiamo passato una bella mattinata fino adesso, abbiamo terminato in un orario decente, adesso iniziamo le premiazioni. Allora, un grazie alle autorità intervenute, il consigliere regionale Pepe Marche Davide Esposto, l'assessore al bilancio Sandro Cimarossa, il presidente Domenico Vani, Stefano Mercuri, vieni qua, ci iniziare le primazioni ufficiali, comunichiamo quello che più premie ai ragazzi, cioè i primi quattro classificati di questa mattina che faranno l'individuale dopo pranzo con un gioco speciale chiamato combinato. Allora, questi ragazzi, la classifica è questa. Il primo è Gianluca Ripanti con 91 punti. Il secondo è Andrea Passeri con 90 punti. Ok. Il terzo è Alex Raggi con 84 punti. Quarta, Arianna Castellucci, 83 punti. Allora, questi dopo si incontreranno nell'ordine, il primo contro il quarto e il secondo contro il terzo. Adesso iniziamo le premiazioni delle squadre. Allora, iniziamo con la squadra di Fossombrone 2, Marta, Angelica e Virginia, 147 punti. Sì, adesso glielo faccio io. Andate a fare la premiazione, dai, passano due, no? Dopo le altre due le facciamo noi, no? Ok, la foto chi è che gliela fai? La fa qualcuno la foto? È arrivato il responsabile regionale. Tonino Torelli, responsabile regionale giovanile Marche. Io darei la parola all'assessore al bilancio Sandro Cimarossa. Buongiorno a tutti, è un piacere personale e per l'amministrazione vedere tanti giovani presenti che rappresentano il futuro della società e soprattutto dello sport. Credo che sia importantissimo lavorare sui giovani perché se non altro praticare uno sport insegna ai giovani che esistono delle regole che devono essere rispettate.
che poi verranno utilizzate nel corso della vita. Un in bocca al lupo a tutti e grazie. Grazie a lei. E anche se ci vuole portare il suo saluto, il consigliere regionale Davide Esposto. E poi il presidente, un bravo anche il presidente. Allora, io a nome del regionale faccio i complimenti alla società Fontenera per questa splendida manifestazione organizzata. Quello che mi ha colpito oggi venendo qui è l'organizzazione. Pochissime volte, anzi forse mai, ho visto tante persone a lavorare e questo sicuramente è un segno di vitalità che darà un futuro roseo a questa società, perché quando tante persone lavorano sicuramente i risultati vengono e quindi la società ha un futuro roseo. Un suggerimento che posso darvi è: lavorate molto sui giovani, cercando di aggregare, di portare dentro i bocciodromi più giovani possibili, perché daranno tante soddisfazioni, e soprattutto inserite le donne, perché dove stanno le donne stanno anche gli uomini e il futuro è della prima presenza delle donne nel corso. Vi grazie. Signor Domenico, io lo so che lo dice, che noi ci conosciamo da tanti anni, vero Domenico? Tanti, tanti. Purtroppo io sono così, diciamo, innocente in questo campo, perché faccio il presidente per volere di tutti quelli che mi sta vicino e faccio il presidente volontario perché ho uno staff a fianco che mi elogia di tutto quello che io nemmeno merito. E quindi un grazie ai partecipanti, un grazie a tutti coloro che collaborano, mi ripeto, e un buon ritorno per l'anno prossimo, perché no? Ragazzi, io più di questo, io sono terra terra, sono nato contadino e rimarrò contadino. Vi ringrazio tutti quanti, quello è quello che io mi posso permettere. Per fortuna che non vuole parlare. L'altra squadra, Lucrezia 2 con 174 punti, Lorenzo Giosuè e Riccardo.
partecipanti e 21 atleti. Seconda squadra, la squadra mista con 225 punti è quella di San Salvo, Monte Granaro, Spazio Stelle, Thomas Luzio, Eremia, Giuseppe Levaglie. Allora, prima di premiare la prima squadra mi sono dimenticato di ringraziare gli arbitri Aiem e Ancona, precisamente Mandolini, Aspari e Maurizio Ceccarelli, e il direttore Giulio Zaffetti, arbitro di Aiem e Ancona. Prima squadra classificata. 265 punti, pure questa è una squadra mista, Durantina Metaurenze, Alex Andreas e Gianluca. Adesso, siccome non siamo in molti, possiamo cercare di fare una foto ricordo. Siamo giunti alle fasi finali del primo trofeo Juniores Fontenera. Nel campo numero 2, quello che vedete alla sinistra dei vostri teleschermi, si sta svolgendo la finale Under 15. Vediamo nella bocciata Giacomoni della San Cristoforo. E, i ragazzi sono fuoriusciti da una terzina, quindi una terzina di finale alla quale hanno partecipato Cannella Francesco della Monte Granaro, Martini Matteo dell'Ancona 2000 e appunto Giacomoni Riccardo da San Cristoforo di Pesaro. Al termine della terzina sono fuoriusciti vincitori, quindi finalisti, come ha detto, Martini Matteo di Ancona 2000 e Giacomoni Riccardo di San Cristoforo. La partita è appena iniziata, siamo al primo tiro. Abbiamo visto Martini all'accosto. Dischetta boccia per Martini. Posizione comunque scomoda per l'avversario. Giacomoni in accosto. Leggermente lunga, infatti non riesce a prendere il punto. Si parte col primo tiro in vantaggio di Martini Matteo. Siamo in due commentatori oggi alla Fontenera, Falsetti, Cerusico, tandem, nuovo tandem di telecronaca. Ho commentato il primo tiro della partita di finale Under 12 tra Martini e Giacomoni. Buongiorno a tutti da Andrea Cerusico, è prima volta che commento o aiuto a commentare una gara giovanile, prima volta qui a Fontenera.
E cosa dire, questi ragazzi stanno giocando con un buon livello, e soprattutto sulla bocciata. Mi hanno impressionato sul tiro, più che sul punto. Beh certo, perché tu sei un bocciatore, allora quindi predici la bocciata, i bocciatori a quelli che accostano, giusto? Beh sicuramente sì, anche perché hanno un bello stile e ottimi risultati, tutti principalmente sopramanisti, no? Come anche la categoria che... Ti interrompo, vediamo la bocciata Martini. Sì. Ottimo stile anche Martini. Ottimo stile, ottima forza, forse anche un po' troppa rispetto alla necessità nei campi qui di Fontenera, dove sono una superficie abbastanza dura e quindi potrebbe anche rallentarla un po' e avere una bocciata più efficace. Però mi hanno impressionato, riprendo il discorso di prima, mi hanno impressionato sulla capacità nel tiro. Sia anche dei più piccoli, che qui a fianco abbiamo la finale del Under 12 che fanno tiro combinato. Adesso avremo un ospite che spiegherà tecnicamente il tiro combinato. Prende il punto Matteo Martini. Diciamo a tutti i nostri spettatori che i campi di Fontenera non sono facilissimi, ci sono abbastanza scivoli, pendenze, salita e discesa, tenere una buona media non è così facile. E quindi qualche volta l'accosto può sembrare relativamente brutto, ma non è colpa sicuramente solo del giocatore, ma anche della superficie. Beh, sono campi che non conoscono, quindi anche gli adulti fanno difficoltà su questi campi, figuriamoci loro. Sì, infatti per renderli un po' più giocabili la società Fontenera si è applicata nel mettere un po' di sabbia per renderli meno scorrevoli, per togliergli un po' di difetti, una società che ha ripreso vigore da quest'anno con delle buone iniziative sia sociali sia di manifestazioni tipo questa, una gara nazionale a livello giovanile, sia per giocatori che vanno a competere nella stagione agonistica delle bocce, insomma. Ancora in accosto Giacomoni. Sì, tira la sua ultima boccia per posizionare il secondo punto. Il risultato è di 1-0 per Martini. Non la mette, quindi 1 pari. Stiamo assistendo appunto alla finale tra Ripanti della Meta Orense, Ripanti Gianluca, contro Passeri Andrea della Durantina. Loro sono fuoriusciti dalle semifinali, Ripanti ha vinto con Castellucci Arianna di Fossombrone e Passeri ha vinto con Raggi Alex della Durantina, stessa società. A te la parola Tonino, se ci puoi illustrare questa tecnica di gioco. Sì, è chiamato gioco combinato perché è formato da 8 tornate, 4 va a punto 1, un'andata e un ritorno. Quindi sono due, tirano quattro bocce ogni volta e la fase, quello che va a punto deve entrare nei 70 centimetri del pallino. In questo caso il pallino è sotto tavola, si misura con il cerchio 70, con la stecca, per vedere se è dentro il 70. Se è all'interno, tutta la boccia deve essere tutta all'interno del 70, è un punto. Se si avvicina e va dentro i 13 centimetri, il bersaglio chiamato, no? Volgarmente chiamato bersaglio, sono 2 punti. Quello che deve fare la bocciata, e ogni boccia colpita è un punto. Poi alla fine, se rimane con delle bocce in mano, può decidere di bocciare o alla boccia o al pallino.
se decide di tirare il pallino, non più di due pallini ogni tornata non può tirare, altrimenti se tira la boccia le può tirare anche tutte e quattro le bocce. Il pallino del punteggio è due punti, mentre invece sulla bocciata è un punto. In questo caso Andrea della Durantina ne ha sbagliate tre, perché con nessuna è entrato nel cerchio dei 70. Vediamo se con questa entra. Questa è tirata bene. Questa è tirata bene, può fare anche due punti. Ecco il bersaglio, in questo caso sono due punti. Adesso viene tolto il pallino, l'altro tira la boccia. Se colpisce è un punto. Colpita è un punto. Adesso decide, gli dice all'arbitro o boccia o pallino. Quindi ha chiesto la boccia, tira la boccia. Certo, se prende, una posizione molto comoda per lui. Esatto, tira la boccia e può fare... Anche questo è un altro punto, è passato molto vicino alla tavola, se tocca la tavola laterale non è buona, quindi ha quasi rischiato. Questa è più facile, questa è tirata molto meglio, quindi ha fatto tre punti e ce n'ha ancora un'altra, non so il punteggio, ma comunque dovrebbe essere avanti bene. 16-10, c'ha 6 punti di vantaggio, è buona anche questa, quindi... 17-10, giusto? 17-10. E questo qui, sì, queste tornate qui sono 8. Finite le 8 tornate, chi ha più punteggio ha vinto. Grazie, è un'esposizione chiara, meglio di così non si può. Ringraziamo il nostro ospite e continuiamo la telecronaca sul campo di sinistra, quindi campo numero 2 tra Giacomoni e Martini. Finale, ricordiamo, under 15 del primo trofeo giovanile Fontenera nazionale. Sì, punteggio 2-1 per Giacomoni, ha posizionato il pallino nell'ultimo riquadro disponibile per la giocata, al centro del campo. Vediamo dalle immagini non televisive che riquadrano la schiena di Giacomoni, che la boccia non è buonissima, sarà circa una settantina laterale, leggermente più lunga del pallino. Infatti Martini ancora 2000 va all'accosto. Sbaglia completamente la strada e la forza. Quindi rimane il punto di Giacomoni. Arriva all'accosto Martini, si mette sempre nella stessa posizione della boccia precedente che ha lasciato, la lascia leggermente più larga, come direzione sicuramente migliore rispetto alla prima, come forza altrettanto. Prende il punto. Intanto nella corsia di destra, campo numero 1, abbiamo già il vincitore. Vincitore Ripanti Gianluca della Meta Orense, che ha appena battuto Passeri Andrea della Durantina. Ecco la foto di rito insieme, è proprio stato svolto proprio ora l'ultima bocciata, che ha visto la vittoria di questa ragazza che viene presa in braccia dalle sue amiche di società, diciamo, giocatrici anche esse, grandi, forti giocatrici della Meta Orense. Ritorniamo poi per le premiazioni, lo vedremo ancora, e torniamo sul campo numero 2 per il prosieguo della finale under 15. Sì, Giacomoni ha tirato la sua terza boccia, circa una settantina laterale. Vediamo se Martini deciderà di andare al tiro o andare all'accosto. Decide per la seconda, andare all'accosto. La boccia è direzionata molto bene. Leggermente veloce. E quindi non prende il punto.
così deve tirare l'ultima sua boccia, Giacomuni ne ha un'altra, conduce per 2-1 come punteggio, finale under 15, Giacomuni, San Cristoforo, Martini ancora 2000. Martini sbaglia anche la sua ultima boccia nell'accosto, lascia la possibilità a Giacomuni di inserire il secondo punto, spazio ce n'è. Vediamo che la direzione non è proprio quella ottimale, infatti sta andando tutta a destra, tampona una boccia corta, non mette il secondo punto, quindi il punteggio adesso è 3-1 per Giacomuni. Diciamo che in questa tornata sia Giacomuni che Martini non hanno fatto dei buonissimi accosti, hanno lasciato molto spazio. Ripetiamo e ricordiamo che i campi della società Fontenera non sono facilissimi da prendere, sia come direzione che come forza. All'accosto Giacomuni. Ci sembra abbastanza veloce, supera ampiamente il pallino, una cinquantina più lunga del pallino, posizionata al centro del campo, sempre il pallino nell'ultimo riquadro disponibile per la giocata. Martini all'accosto, chiede la distanza all'arbitro della boccia di Giacomuni, decide di venire a punto. Direzione giusta. Leggermente lunga. Porta l'arbitro a verificare se ha cambiato il punto. Sì, Martini prende, cambia il punto di Giacomuni. Decide di venire a punto anche Giacomuni. C'è ancora una cinquantina di centimetri di spazio. La direzione è quella giusta, la forza anche. Sicuramente una boccia tirata molto molto bene, si posiziona a circa 14-15 centimetri, forse anche meno, laterale dal pallino. Vediamo l'arbitro che si presta a misurare coi 13 per vedere se è bersaglio oppure no. Sì, bersaglio, boccia e pallino, ricordiamo che il giocatore deve colpire quello che dichiara. In questo caso ha dichiarato la boccia, l'ha presa molto bene. E porta ancora Giacomuni all'accosto. Vediamo se la rimetterà nella stessa posizione. La strada è quella buona. La forza sembra leggermente abbondante. Tocca leggermente il pallino. L'arbitro va a vedere se c'è un piccolo vantaggio, ricordiamo che il vantaggio è che se la boccia toccando un altro pezzo fa più di 50 centimetri, il giocatore può rimetterlo a posto o lasciarlo dov'è. Probabilmente il punto lo dovrebbe aver cambiato lo stesso. L'arbitro si presta alla misurazione.
punto è preso. Adesso Martini chiede se mettendo a posto il pallino se c'è da misurare oppure no, ma probabilmente anche mettendo nella posizione originale è sempre punto di Giacomoni, probabilmente metterà il pallino nella posizione prima e tirerà la boccia del punto. No, e invece no. E invece no. Invece no, mette posizione nella posizione più difficile per tirare poi il bersaglio, infatti ne colpisce una, vantaggio. Probabilmente non si sono capiti giocatore e arbitro nel vantaggio se andava bene o non andava bene. E adesso Martini tira la sua ultima boccia. Come direzione è buona, leggermente lunga, si appoggia sulla sua, nella parte all'interno verso il pallino, probabilmente dalle immagini televisive dovrebbe essere rimasto di Giacomoni, sta misurando per due l'arbitro, rimane un punto a Giacomoni e ha un bel bersaglio da tirare con la sua dentro come quinto punto. Potrebbe tirare il bersaglio per cercare di fare il massimo del punteggio in una giocata, cioè 4 punti. Adesso vediamo che sta chiedendo indicazioni su quello che fare, tirerà il secondo, ha già dichiarato, arriva a prendere la boccia. Ricordiamo che il punteggio è di 3-1 per Giacomoni, 4 a terra, se fa una bella bocciata potrebbe fare 3-4 punti. Sottomano, ostia, la prende, il gioco è buono, potrebbe aver già venduto, invece di farli potrebbe aver venduto, no, un punto, 4-1. Siamo alle fasi finali, conclusive della finalissima Under 15 tra Giacomoni e Martini. Giacomoni San Cristoforo, Martini Ancona 2000. Il punteggio di 10-1 per Giacomoni, che ha eseguito un accosto, bel accosto, leggermente lungo ma ottimo accosto. Martini alla bocciata. Sbaglia. Commentiamo ancora quest'ultimo tiro perché potrebbe essere quello decisivo. Martini in accosto con la sua ultima boccia. Abbiamo il delegato provinciale Alessio Sampolesi, provinciale di Ancona. Ottimo accosto di Martini che prende il punto. Giacomoni al tiro, sbaglia, quindi no, c'è un'altra boccia Giacomoni.
ancora al tiro Giacomoni e prende un punto e si porta sull'11-1. Ricordiamo che Giacomoni ha vinto anche ieri il torneo Under 15 della Jesina, torneo nazionale, anche quello disputato ieri alla Bocciofi della Jesina. Alessio Giampaolesi, delegato provinciale di Ancona, come ti sembra la giornata, le tue impressioni? Non ti chiedo nulla di specifico, ma le impressioni su questa società e questa gara odierna di giovani promettenti. Buonasera a tutti. Diciamo che sono veramente felice di assistere a questa manifestazione, perché dopo tantissimi anni che gioco a bocce non mi era mai capitato di venire qui a Ceredotesi, perché è una società che, benché sempre affiliata, era 10 anni che era ferma, e un gruppo di ragazzi che hanno creduto in un progetto l'hanno ristrutturata e ho trovato uno stabile veramente, veramente ad hoc, e la gara sta riuscendo al meglio. Ci sono intervenuti grandissimi campioni da tutta Italia, e che devo dire, meglio di così non poteva andare. In 2 giorni abbiamo avuto nel nostro comitato 2 gare nazionali di altissimo livello, con dei numeri notevoli, benché in questo periodo, diciamo, a una settimana dei campionati italiani non valgono neanche più i punti, quindi sicuramente alcuni giocatori sono mancati perché magari non interessati più dalla classifica, e sono intervenuti solamente i migliori, quindi sono venute fuori due manifestazioni veramente belle. Grazie Alessio. Intanto corre l'obbligo di inquadrare il campo numero 2, perché siamo proprio alle fasi, le ultime fasi, costretto a tirare il pallino Mattini per salvarsi. Bene, lo colpisce con la sua terza boccia e fa un ottimo punto a fondo tavola. E sì, io che ti rispondo da componente dello staff Fontenera, io ti ringrazio, effettivamente è tutto vero quello che hai detto. Sì, ci siamo affiliati a febbraio, quindi, e questa, ho detto prima, questa vale come inaugurazione della bocciofila praticamente. E siamo felicissimi per questa giornata, il tempo ci ha aiutato nonostante ieri piovesse, e abbiamo assistito veramente a 2 belle gare. Con la Jesina abbiamo fatto una buona collaborazione. Intanto Giacomoni prende il punto a fondo tavola, ottimo accosto di questo ragazzo. Martini chiede tempo, quindi una pausa, va a guardare il gioco. Ricordiamo che sta soccombendo per 11-1 Martini dell'Ancona 2000. Sì, come diciamo con Alessio, si intravede un progetto per i giovani nelle Marche, le Marche che comunque sono molto attive, io credo che sia una delle regioni più attive nel territorio nazionale, giusto Alessio? Sì, hai detto bene, insieme alla Lombardia e altre regioni le Marche sono in testa per quanto riguarda i giovani, e ci crede e sta insieme al presidente regionale Corrado Tecchi, sta avviando un progetto per i giovani, un progetto apripista che partirà ad ottobre, per far sì, nel frattempo abbiamo assistito alla bocciata di Matteo Martini, che riprende il punto. Dicevo, questo progetto partirà ad ottobre con le scuole, e soprattutto nella fascia delle prima, seconda, terza media, ma anche alle elementari, per far sì di portare dei giovani a conoscere il nostro gioco. Il progetto è interessante perché, oltre alla parte tecnica, solamente nello specifico gioco delle bocce, nel frattempo assistiamo alla vittoria di Giacomoni, che vince per 12-1. Dicevo, oltre alla parte tecnica, gioco di bocce nel sé per sé, c'è anche una parte atletica, una parte di nutrizionismo, una parte di psicologia. Quindi è un progetto a tutto tondo che penso che possa avere un bel futuro.
Quindi semplicemente a grandi linee, anziché svolgere educazione fisica, i ragazzi potrebbero svolgere altre discipline, in questo caso le bocce. Esatto, esatto. È un progetto che sta nascendo in questi mesi e penso che i professori di educazione fisica e anche i presidi possano apprezzare il nostro sforzo, perché è un progetto completo, completo dalla parte tecnica, la parte atletica, la parte di psicologia e nutrizione. Beh, grazie Alessio Sampolesi, penso che hai spiegato, chi ascolta ha capito qual è la nostra intenzione, qual è l'intenzione della Finmarche, e quindi rivolta assolutamente verso i giovani, che è il futuro dello sport. Grazie Alessio Sampolesi, delegato provinciale della provincia di Ancona.